Ciao a tutti, io sono Fabrizio e vi do il benvenuto nel mio canale. Oggi andremo a presentarvi un modello dell'Auto Art. Non ci sarà l'unboxing perché non abbiamo la scatola. Rimanete sintonizzati. Eccoci di nuovo qua. Come vi dicevo, oggi non c'è la scatola, quindi ve la presento direttamente senza fare troppe parole. È della Subaru Impreza 22B dell'Auto Art, un modello che è completamente apribile. Quattro aperture, come vi dicevo. Non abbiamo numerazioni, non abbiamo nulla. Andiamo a vederla un po' più da vicino. Modello rappresentato con la guida destra, come vi dicevo, ha quattro aperture che poi andremo a vedere nel dettaglio. Quattro aperture più le ruote sterzanti. Modello che ho preso usato senza scatola perché è uno di quelli che vale moltissimi soldi. Non mi va di dire cifre perché potrei essere smentito molto facilmente, perciò preferisco lasciar perdere. Però è uno di quei modelli che ne servono. Quindi ho preferito accontentarmi di prenderlo usato senza scatola. Certo, con la scatola sarebbe stato molto più bello, però a volte bisogna anche accontentarsi. Modello che, come vi dicevo, ha la guida destra. Non fateci caso se ha un po' di polvere, però non è semplice andarlo a pulire. I sedili sono in tessuto, una specie di moquette, si vede, penso. Proviamo a toglierla, ma è abbastanza attaccata. Ed ecco il nostro motore, il 2000 Boxer Turbo, 211 cavalli. Piccolo difetto di questo modello, secondo me, è che il cofano non rimane aperto, tant'è che ho dovuto mettere un sostegno di un tappo di una penna, e si forse si apre un pochettino poco, però. Motore molto ben dettagliato, direi. Sono in possesso anche della versione da rally. Una versione sempre usata, sempre senza scatola. Questa è poi è stata modificata. A me non piace molto.
Però l'ho trovata a un buonissimo prezzo, perciò l'ho voluta prendere. Ed è stata resa tutta sporca. Dopo vi faccio un piccolo video per farvela vedere. Poi magari più avanti vi faccio un video dedicato solo a lei. Però è un modello modificato. Volevo farvi notare la differenza tra i due motori di questi due modelli. Questo è del modello Darelli, quello diciamo così artigianale, mentre questa è quella versione stradale. Penso che questo sia un modello veramente spettacolare, proprio ben fatto. Poi la particolarità delle quattro aperture, il motore dettagliato, è un modello proprio di alto livello, diciamo, e quello che penso io, di quello che me ne posso intendere. Sarà difficile che sentirete dirmi a me un modello che non è bello, perché se li prendo vuol dire che sono modelli che mi piacciono. Se c'è un modello che non mi piace, non lo prendo mai, solo per dire ce l'ho. Se lo prendo perché è una cosa proprio che ci tengo, che mi piace. Poi soprattutto di quest'epoca, io sono molto amante degli anni 80-2000. Infatti la maggior parte dei miei modelli sarà di quest'epoca qua. Non vado in altre epoche. A meno che non c'è proprio un modello un po' particolare che mi possa interessare. E ci sono, senza ombra di dubbio. Adesso vi mando un po' di immagini, un po' di foto e poi ci vediamo dopo per i saluti finali.
Siamo arrivati alla conclusione anche di questo video, spero che vi sia piaciuto. Vi chiedo se vi fa piacere di mettere un like alla pagina, al video, sia YouTube sia Facebook. E non mi rimane che salutarvi. Alla prossima, ciao ciao!